Sì, benvenuti tutti in live, buongiorno a tutti. Siamo qui su GTA 5. Ecco qua Elisa Smith che si è sposata. Mi sono la sposa, capito la sposa, e qui è dove è la location del matrimonio. È stato bellissimo, è stata una scena abbastanza bella, l'ha trovata sul canale di Strash. Ha streamato un matrimonio, un po' corsa ed è stata un po' cringe, però... Devo chiamare Robby. Robby, Bobby. Bobby, Sì, pronto, Elisa, sono dimmi. rimasta, Sei mi sono svegliata alla villa. rimasta alla villa? Sì, sono svegliata lì nel letto nella stanza. Dimmi Mi vieni a tutto. prendere che senza macchina e taxi Ti non rispondono. vengo. Io sarei in pattuglia. Vabbè, la pattuglia, sai quante volte Danny è venuto a prendermi con la Va pattuglia? bene, allora facciamo. Veniamo in codice 3. Sì, ciao. Alla villa, ciao. Portate le chiavi di Ciao. casa anche che la chiudiamo. Ma Non ce l'ho la chiave come di non ce casa. l'hai? Chi che ce l'ha io, Scarlett? È forse Orlando. Orlando non deve avere la chiave. E allora ce l'ha Willy. Vabbè, Ok, vabbè, allora farà modo che ce l'ha pure stiamo te. vedendo, stiamo Ciao. vedendo. Ma stanno veramente dentro il codice 3. Ti tranci il braccio. Salga, Grazie sali. mille. Taxi, se Prego. fai buonasera, cosa possiamo fare per lei? E salve, devo pagarti a te per la musica. Sì, difatti sto spendendo i miei soldi. Sì, Madonna, un attimo, te li do subito. Scusa. Adesso tiro la sorte. Do 10.000 andate in tasca, li passo uno o l'altro. Non so chi sei, non so qual è il numero, sei, diciamo, il tuo. Va Quindi bene, io dai, passo scommettiamo. e Vai, a chi vanno scommettiamo. si detiene. Nel caso Vabbè. sparare. Niente. Le sparo. A posto così, a posto così. Madonna, sembra un unicorno sta Chi è i miei pattuglia. soldi? Eh sì. Dov'è? Ti Ho la hanno rubato. Chi è macchina i miei vicina al soldi? garage, quello vicino Centrale. a Vespucci, no, vicino alla centrale di Vespucci. Mi dia i miei Madonna! soldi. No, sei qua. Oh, Dov'è? Stai mi sono facendo. sposata oggi, quindi non vorrei morire Mettimi il il giorno del mio punto. matrimonio. Mettimi il punto. Oggi cioè alle 3. Oggi cioè alle 1:40. Ecco. Comunque Ma adesso spegni queste sirene, sceriffo va, le che do il sennò diamo troppo 50%. nell'occhio, diamo. Come, scusi? Non ho Facciamo i capito l'aiuto da. 25. Ciao Vuole Buzzaniato, 25 la buongiorno. recluta? 75? Non ho capito l'aiuto. 99? Non ho capito. 99,9 periodico. Così va meglio. Se vuole si può prendere $1. Va bene, Un due. milione. Un milione. Un milione. Com'è stata la prima notte di nozze? Può darsi una pace sia. È stato il matrimonio la prima notte di nozze. Diciamo che tutto bene. Sono andata via prima di tutti gli altri, però vabbè. Sono arrivata per Vabbè. prima e andata via per prima, dai. Ma la sposa così funziona. Dai, dai. Così Che palle, c'è la funziona. macchina proprio sul garage. Va bene, Non tranquillo. si Non preoccupi. c'è più. A posto. Io vado, ciao. Arrivederci. Recluta i miei soldi. Sì. I Arrivederci. soldi. Ciao Toto. Guardate che supercar che ho. Guardate che supercar. Dai,
La regina! Complimenti! Andiamo! Ma... E niente. Ciao Totò! Ciao Maku! Sono ancora vestita da sposa, devo andare a cambiarmi il suo paletto con questa bellissima macchina. Messaggi non ne ho, private perse non ne ho, perfetto. Ah, aspetta un attimo. Quelli. Quelli. Elisa. Oui. Ciao. Ciao. Stasera sta, Sì, sono agitatissimo. vuol dire che dovrò vendere più di quanto devo vendere. Ah, bene, oggi vediamo tutto, oggi svuotiamo i magazzini. Oggi svuotiamo anche dia Scarlett di svuotare il magazzino pure sì. Lei, E Scarlett si sveglia, però lei dorme fino alle 4 del mattino, del pomeriggio almeno. Ma ieri sera a che ora è finito tutto? Scusami, per essere andato via tu dalla cavilla. Ma scusa, ma io alle 2 e passa. Io ho le due perché purtroppo ho avuto problemi e che è venuto andare via veloce. Ok. Danny è stato bravo stanotte. Sì, sì. Meno male, se no lo picchiamo, se no lo picchiamo con la palla di papà. È tardi a casa, però tutto bene. Cazzo, è arrivato tardissimo ieri sera. Io vorrei sapere a che ora è finito tutto. Il prossimo matrimonio al pomeriggio si fa, mi raccomando. Prossimo matrimonio si spera non ci sia, Sì, oltre a quello, però nel senso, è domenica pomeriggio, la prossima volta e via, nel caso. Sì. Purtroppo lui sa com'è gli orari, quelli la rilassano sì, suoi. Quindi... Però sono rimasto un po' male, ci aveva quegli altri come testimoni, a me no. Il fratello che si è ripiegato sì, testimone, io no. Vabbè, ma tu diciamo fai parte della famiglia, Vabbè, comunque. Che senso c'ha avete di voi testimoni? Nessuno dei tre era membro della famiglia. Scusami Scarlett. Vabbè, Scarlett, ma che altre femmine ci sono nella famiglia, diciamo? Che hanno c'ha in città, che io mi erano amiche mie, diciamo. No, vabbè, ok, però. Io Scarlett la conosco anche prima, l'ho pure arrestata, cioè la conosco prima da che era mia famiglia. Vabbè, si è pure arrestata. Vabbè, anche Danny mi ha arrestato. Anche Danny mi ha arrestato. Sì, per le 6 cime? Per le 6 cime? Sì. Ottimo. Per quando gli ho dato la canna perché aveva mal di testa. Niente. Vabbè, io sono andato sopra il letto, devo fare un salto mojito che lo apro e aspetto i fornitori che è un casino. Senti, come siamo messi? I fondi? 1 o 2? Io so 400.000. Minchia! Perché ieri sera abbiamo chiuso il discorso con Salefino e mi ha dato 120.000 dollari, 130 però mi sono andati all'avvocato, sì. Pensavo di utilizzarli con il per l'asta e dopo vedere il rimborso tutti quanti quelli, perché comunque va bene, la va famiglia. Bene. Sì, sì, io diciamo che okay. Comunque Willy, sì. Io ti dico una cosa, non più di uno, sì. Cioè il limite, allora io dico ci impostiamo come budget massimo 900. No. Se supera 900 arriviamo massimo a 1, Io non mi brucio il conto bancario perché devo comprare un business che non potrà mai risarcirci i soldi, cioè. Capito? Cioè. Facciamo così, tu quanti è che mi dai? Allora, io devo tenere in banca almeno 500, posso darti 600, 700 io posso darti. Ok. Io posso darti 700 perché devo tenere in banca almeno 500 perché sennò rischio di non avere abbastanza soldi con le spese, ma eccetera. 500.000 per le spese. Guarda, spendo tipo 80k, quasi 100k al giorno di business. Vabbè, ma li rifai tutti al giorno. Sì, ok, ma non li rifaccio sì in un giorno, ma può anche essere che magari in un giorno c'è carestia o io non ci sono e qui non me li faccio, capiti? Ok. Io almeno 500k ho già, anche in passato, mi sono sempre tenuta come fondo banca, cioè un fondo cassa 100k, 500k. Sì. Io posso fare altri soldi, c'ho quasi 300 anche, come 1 e 3 c'ho quasi, e posso darti anche 8. Però ti dico, Willy, capisci il fatto che lo smoke come fonte di guadagno per poter ritornare indietro questi soldi, però solo tra i biscotti e l'erba medica, in cui l'erba medica la vendi solamente alle persone.
E poi tu fai qualità bassa, la gente non so se piace. Ma non è vero, che io faccio qualità già quasi media. Ma io parlo dell'erba. Appunto. Ma? Ho esperienza, Elisa. Willy? Sono un ragazzo. Aspetta, molto... Aspetta, ma io dico, ma non cambia da settore erba medica a settore erba normale? No. È sicuro? Abbastanza. Ha chiesto Dre? Sì, Dre quando... Quindi tu sei... Marco, quindi tu in pratica se tu sei erba media di spaccio, sei erba media pure di erba medica? Sì, non cambia. Ah, quindi non cambia? Sì, perché quello che ti dai semi è lo stesso. Interessante. Ecco. Però i biscotti, che sono una delle cose più importanti... Vabbè, se ne frega, quelli saranno a livello basso per l'inizio, buono. Vabbè, però ti prenderei un bel po' al giorno di materiale, perché devi fare, ecco. Livello, devi fare esperienza come faccio io. Lo so, appunto. Vabbè, dai. Ti do 8, però. Ma poi devi pensare a lungo termine, Lisa. Perché mi dicono che ci abbiamo contro dei pezzi pesanti. Ma i pezzi pesanti, cioè, non penso spenderanno tanto. Cioè, capisci, c'è... Uno abbiamo Bobby che adesso purtroppo è diventato sceriffo, quindi... Vabbè, comunque tanto ha tanti non era soldi. La giornata che cambiava. Comunque c'ha tanti soldi, però... Sì. Però Scarlett, io, siamo in tanti noi, capisci? Punto. Ah, capito. Vabbè, dai, poi vediamo stasera. Capito, Marco. Va bene, allora okay. Ci sentiamo più tardi. Magari chiamiamo Scar, ci mettiamo tutti d'accordo a vedere quanto è il nostro budget totale, sì, quanto riusciamo a simulare. Okay? Ne parliamo, dopo più tardi ne parliamo. Sì, ciao ciao. Ciao. Non visita, posto è pieno. Allora, cambiamo i vestiti, per favore. Cappotto grigio, questo qua. Mamma mia, Lisa ti deve tornare come a ieri. Fister Neon e via. Aspetta, un messaggio perso. E gli agenti ti chiedo di lasciare una recensione sulla tua pagina live che mi ha seguito ieri sera. Spero sia andato bene e io ti arrivo. Ti devo ancora pagare. Ok, devo depositiamo questi soldi qua. 15k. 15k. Pessima qualità. Mio marito. O qualcun altro. Perché? Ma Kuyasha, ma tu ieri sera fino a che ora sei stato lì alla villa? Una e mezza, ok. No, aspetta, no, una e mezza non è possibile perché c'eri quando c'è stata la cerimonia. Alle 1.40, 1.50 è stato. Ah, ok, poi è stato via la cerimonia, dopo la cerimonia. Ah, ok, 1.50, sì sì. Vabbè, 1.46, mi ricordo 1.45. Oh, mi ricordo che era... ho fatto la cerimonia in cui ero vicino al prete, al sceriffo che cerimoniava.
E niente. Devo aggiungere Zopito alla lista delle. Allora, non era mio marito. O forse aveva una Madonna sul petto. Zoppito, allora. Cinque nove otto, che devo aggiungere sul database del. Allora, andiamo un attimo a vedere cosa c'è nel magazzino, che ieri è una giornata così stressante è stata ieri sera, una che non ho avuto neanche più modo per poter capire che cazzo ho messo almeno nel magazzino, quindi devo fare l'ultima ordinazione di ieri, la roba di oggi. Ho 800 di glutammato, mi mancano 150 pezzi di carne che ce ne sono già, 63, manca la frutta, ecco. Chi fa la frutta di qualità media? Totò! Chiamiamo Totò! Pronto? Pronto, Totò, ciao! Ehi! Sì, dimmi, dimmi, Volevo dimmi. dirti, avevo bisogno di 100 pezzi di frutta. Media, giusto? Fai? Sì, certo. Media frutta, vai, porta pure, ok? Vabbè, no, fruttetto, vabbè, te la calcola 10-7 minuti e sono lì, Ok, va bene? perfetto, Beh, ciao ciao! ciao ciao. Sentiamo se c'è Giove, 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 Gennaro, vediamo uno dei due. No, Gesù. Gennaro Pizza. Niente, non risponde Giove. Quello che lo cerco qua perché è più facile per me qua toccarlo. Wewe. Pronto? Ciao. Ciao bella. Senti, Va se vuoi portare sul carico, porta pure, ok? bene, arriva. Posto, ciao ciao. Devo vedere se c'è spazio più che altro. C'è, dai. Oddio, che ora cambia oggi l'economy. Pesce che dà 95, ma non vado. Ho avuto un foglio, ho trovato uno spavento, non. Col ventilatore che ho avuto un foglio.
tanto, ci vuole sempre così tanto ora che risponde. Ma che è? C'ha il telefono in... sembra che abbia il telefono in bagno, come se fosse in vita reale, Dio mio. A che ora cambia l'economia? Non lo so a che ora cambia. Vabbè, niente, allora ciao ciao. Ciao ciao. Cazzo, io spero che non cambi ora perché c'ho da vendere spazio al magazzino, ma io rimango così, in caso se cambia c'è un'inversione o... Se no non mi sta più glutammato, non mi sta più glutammato. Oh, ci scommetto che arrivo lì e cambia. Valeria, quest'ora, ma? Wey! Dottoressa? Wey! Vado a prendere la frutta, avevo 100 pezzi, giusto? 100 pezzi, sì. Vabbè, vado e torno. Ci okay. Vediamo, vabbè, tanto il tempo del sacco, tanto... Sì, sì, va bene. Ciao! Già, volevo chiederti, ieri a Gennaro ho lasciato 100 pezzi di alghe, giusto? Sì. Ok, perfetto, no, perché mi sembra per l'ordinazione a Totori, vero? Non sapevo se erano 50 o 100 che ho lasciato ieri. No, no, 100, 100. Ok, perfetto, allora porto, mi faccio portare i 100 da Totori di frutta e poi te li do quando vieni su, ok? Va bene. Perfetto, ciao ciao. Ciao. Perfetto. Ai ai ai. Che palle, è cambiata. Ma vaffanbrodo. Quanta roba è che c'ho addosso. Sono riuscito a vendere in malapena 50. Devo svuotare il magazzino un po' perché c'è sempre pieno sto magazzino. Perché in pratica ieri già non ho avuto tutta la serata. Ah, domenica apro il perle, devo fare l'annuncio perché sennò poi dopo viene troppo tardi se c'è l'annuncio domani. Thank you.
spietoso. Grave, mamma mia, ma quanto tempo che è che non ti fai vivo? Due anni. Un po' di mesi, eh. Da quanto tempo? Qua va? Qua mancano 140 pezzi di carne. Tutto a posto, Grave. Potresti rispondere su Discord certe volte quando ti scrivo, sai? Intanto, vabbè. Che cosa usi per scrivere con le persone? Ciao Swanky, benvenuto in live. Buongiorno. Come va, tutto bene? Mi sente basso? Mi si sente basso? Cioè, in che senso basso? Che palle, veramente? Mi sentite basso? Un attimo, eh. Audio. Si alza un po' così, però diventa troppo poi dopo. Provo ad alzare, mi sento tutti bene. Poi mi metto come è andata. Allora, il matrimonio è andato bene, tutto a buon fine. Peccato che, come avevo previsto, che l'orario si è fatto molto tardo. Cioè, ovvero la cerimonia, diciamo, ufficiale, diciamo, è stata fatta. La festa è iniziata a mezzanotte con musica, cibo e alcol dappertutto. Poi purtroppo il matrimonio è stato fatto tardi, verso le 1:40 ci siamo sposati, perché è fatto molto tardi. Aram non lo conosco io in RP. Oh, 140 pezzi di carne, quindi 110 pezzi di carne. Li porto al magazzino. Oh no, è stato Giove. Vabbè. Stasera c'è l'asta anche, sì. Sì. Io sì, hai qualcuno. Ui! È arrivata la frutta? Doveva essere tra poco. Valeria c'ha questi qui, Dio mio, Valeria! Che poi non è neanche il pesce da poter usare.
Scusate. Le sigarette non vanno bene qua dentro, tirale via. Diciamo, è già arrivata la frutta. Sta arrivando tra poco, è arrivato. Tra poco quanto? Se lo aspetto. Tra poco lo chiamo. Adesso vedo dov'è, dovrebbe salire in questo momento. Se vuoi, te lo vendo io 200 di pesce. Ma pesce di bassa qualità, io ho pesce alta, le chiederà Valeria per tutto. Non rispondo. Ma perché la gente. Perché Totò risponde sempre dopo 47 minuti al telefono? Il primo squillo non va mai, devo fare sempre due chiamate per sempre la Totò. Ma tu adesso mi Pronto? spieghi perché devo fare sempre due chiamate per farmi rispondere da te? Hai il telefono nascosto nelle mutande che non lo senti? Ma proprio che problema mi sta la connessione del tuo cellulare, perché ogni volta che ti chiamo devo fare due telefonate. Non ti sento più. Ma che problemi c'ha, Totò? Che problemi ha il tuo cellulare, Eli, Totò? sto parlando al telefono, Eli, un attimino solo, Ah, perché mi si ecco. staccano le... Niente. Sta parlando al telefono con qualcun altro, quindi c'è un casino che non ci interrompono le chiamate a vicenda. Io non ti sento perché io sto parlando ad alta voce. Dicevo, sta salendo? Teoricamente dovrebbe essere dietro. 7 minuti sono su ed erano i Vabbè, allora aspetto, 45. non devo Ai aspettare. 45 mi dico 7 minuti sono su, però. Aspetta un attimo, 2 minuti. Sì, so che è con quella macchina lenta che. Provo a richiamarlo, ora vediamo se va. Pronto? Stai salendo? Parlavo... Sì, sto prendendo la merce ora e salgo, tanto qua a Ma. casa ce l'avevo. Ah, che c'è Giove che ti sta aspettando qua su per prendere la frutta? Giove. Sì, devi darla a lui, devi darla. Quando ne ha bisogno? Vabbè, lo chiamo io, No, è Giove. per è la mia frutta, devo darla a lui io. Quella che ti ho appena ordinato, devo darla a Giove. Ah, e se vuoi... Vabbè, allora sto salendo, dai. Ciao, ciao. Magari l'hai incontrata a metà strada, tipo Esatto, YouTuber. Ok, va bene. sì, va bene. Perfetto, Ciao, ciao. ciao. 100 pezzi erano, 100 pezzi, giusto? sì, va Va bene, bene, ciao ciao. ciao, ciao. Incontrati a metà strada, tipo allo Itulla. Allo Itulla. Va bene. Così ti aspetta di lui, ok? Ciao. Allora, 110 pezzi di carne. Devo portarli al magazzino di Sandy Shores. Valeria mi ha scritto. I messaggi, okay, devo andare più tardi. Ma sei appena arrivata e già vai. Ma? Giove di fermo in mezzo all'autostrada.
Io torno soltanto, non ti preoccupare. Cosa, Totò? Non comprendo la tua lingua. Che hai scritto? Zupito! Ok, la carne è piena qua. Pronto, pronto. Oh, ma eri tu? Sì, ero io con la macchina blu. Ok. Ma ti serve il pesce? Sì, mi serve il pesce. Sono in ritardo con la roba di ieri, quindi devo prima cucinare roba ancora di ieri. Vabbè, va bene, allora più tardi. Tu ci sei fino a che ora? Io lo sai, io c'ho orari molto variabili hai. Esatto. Facciamo una cosa. Tu il problema è che mi deve arrivare sul carico di glutammato, no? E poi ho paura che non ci sia il pesce, non ci sia qualcosa. Perché la cassa è abbastanza piena, quindi devo. Vabbè, tu vai a pranzo. Vediamo stasera. Per le 1:40 andrò a pranzo, 1:30. Pomeriggio. Pomeriggio ci sono, sì. A che ora? Dipende. Dammi un orario, cerco non di. Non ce l'ho io, non ce l'ho un orario pomeriggio. Vabbè, quando fa una cosa. Non mi chiamo, mando un messaggio. Tanto la sera ci sei, no? La sera ci sono? Forse. Dipende. Ciao Marco, Sharing Game, variamo. Grazie per essere passato. Vabbè, al massimo, al massimo si fa. Non si ordina il pesce. Comunque, vabbè, dai, ci mettiamo d'accordo. Mandi un messaggio appena ritorni. Sì. Chi è che mi ha chiamato? Giove. Pronto? Oh. Dimmi. Niente. Riccardo. Riccardo Summa, grazie per il follow. Pronto, Zapito? Non ti sentivo più. No, perché mi chiamano sotto, Ah, ok, va bene, ci sentiamo più tardi. Sì, dai, sì, tu ti mando contatto un messaggio, contattami appena ritorni. Va bene, okay, ciao. Ciao, ciao. Scusami, ma mi chiamavano sotto, quindi è tutta la linea. Dimmi pure. Sti 200 extra li vuoi subito o li vuoi domani? No, più tardi, cioè oggi ma più tardi se riesci. Va bene, tanto va oggi bene, facciamo, come sempre la mattina facciamo i soliti 300. Se proprio sono disperata, allora prendo altri 300, altri 200, altrimenti si fanno domani, cioè non ho fretta, cioè ora va bene, era per sapere. Sì, non ti fare fretta, non ti preoccupare, non ho fretta di prendere materiale, non ho per nessun motivo fretta. A posto. Quindi ciao, facciamo anche più tardi stasera, facciamo in casa. Sì, ti porto gli altri 120 allora. Perfetto, ciao. Aiuto, ok. Ho 6k da portare in banco, ma teniamo a mettere in banco qualsiasi 6k. Devo chiamare poi Robert. Ciao.
Vabbè, andiamo a fare sto Manfredi, Manfredi SRL, facciamo un bel... Sì. Pronto, senti, ieri sera ti sono avanzati gli alcolici? A voglia. Ok, perché mi servono come antistress, quindi te non ti servono più come antistress. Sì, a me non servono. Altrimenti te li avrei anche regalati. Vabbè, dove sei? Mojito Inn. Al Mojito? Sì. Va bene, salgo su, sono downtown. Ah, comunque... Io ieri ti ho pagato l'autista. Ma sono tu che ne paga l'autista, perché lì se... metto, ha pagato tuo marito, vi faccio io, ma mio marito. Quel tipo di tuo marito non l'avrebbe mai esatto. Sposato. Grazie mille. Vabbè, Robert. Figurati. Certo, grazie mille. Ma grazie anche per tutto di ieri sera che mi ha fatto il suo favore di distribuire le cose. Ma di, figurati. E di organizzarmi tutto il resto della... qual è il problema? Qual è il problema? Vabbè. Va bene. A cosa servirebbero i fratelli se non sì. Servono questi? Vedi? Vedi. Fratello migliore. Mio fratello preferito. Ecco, no, brava. Non dico questa cosa qui perché sennò poi uomo quelli si incazzano. Sì, sennò poi si incazzano tutti. Va bene. Va bene. Sto salendo, ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E auguri per ieri ancora. Ah, grazie mille. Grazie per essere venuto, ecco. Sì, sì. Nessun problema. Adesso alla fine non c'è stato bisogno di sicurezza alla fine. Vabbè, non si sa mai. No, infatti, meglio prevenire e curare. Sì, no, infatti. Ah, ti dirò la verità, mi sembrava tanto di essere presente il film Il Padrino. No. Cioè, villa enorme, gente che si diverte, gente che si con un fucile in mano. Vabbè. Allora, dimmi quando piglio. Sì, pure. Che desideri? Allora, 14 Coca-Cola. Ok. Ci sarà ancora l'offerta Coca-Cola bibite in omaggio con ogni bistecca o a pesce. Se ti prendi 10 pesci, 10 bibite in omaggio. 15 pesci, 15 bibite in omaggio. Ecco, fai conto tu, decidi tu. Ok, dai, allora facciamo 15. 15 okay. Pezzi di carne. E bibite come vuole. Perfetto. Ecco qua. Ok, quant'è totale? Solo in totale 2250 dollari. Grazie mille. A posto, mi hai anche liberato le tasche. Il portafoglio pieno non mi piace. Già. Infatti, anche io faccio questo scritto depositare. Sì. Grazie mille. Ho appena fatto la cosa lì, la commissione del comune me ne ha dato importante. A posto, ti ringrazio. Già, se hai bisogno di un fuciliere, chiamami. Certo, certo. Ciao, grazie. Cuciniamo un po'. Elisa? Sì? Buongiorno. Arrivo subito, ci devo scaldare e cucinare qualche pezzo di pesce, arrivo subito, Un minuto.
Arrivo subito, Robert. Sì. Finisco di cucinare, se no si bruciano. Insomma, Zenor. Come va? Perfetto, arrivo. Ecco qua, passa pure. Allora, ti passo tutto. Che avanzato di buono, oddio. Che avanzato di buono. Ok, Assenzio. Azzo. La vodka non piace a tutti. Beh, diciamo che comunque... Diciamo che comunque... Sì, è rimasta un po' di roba. Sì, sì, ma comunque ne è uscita anche tanta, devo dire. Sì, cioè, sì. Ti dico, siamo partiti con 200 alcolici, siamo tornati con... cioè, siamo partiti con 200 alcolici, siamo tornati con 72, Dai. Sono usciti 130 pezzi, 130 alcolici, sono usciti. Vabbè, dai, almeno... Sai che tutti contenti. Che si vede con le scarpe salgo sopra per sbaglio. E allora, Robert, com'è con la divisa? Mi manca il cappello mio. Potresti mettertelo da sceriffo, o no? Quello è per i gradi un po' più alti, quindi devo aspettare un po' prima di poterlo. Capito, capito. Però me lo mette. Dai, te lo potrai mettere, non ti preoccupare. Vuoi vedere questo perfetto? Non mi piace. Ti abituerai. Invece tu, prima notte di nozze, come è andata? Tutto bene. Diciamo che sono andata via presto, purtroppo io, perché ho avuto problemi e poi dopo sono tornata e sono sposata. Com'è grazie... la vita da sposata? Devo ancora abituarmi a ritenermi sposata, però sembra di essere come ieri, ecco, normale, ecco. È un po' come quando la gente fa i 18 anni e poi fondamentalmente non è cambiato un cazzo. Esatto. Hai ragione. Tua. Vabbè, mi fa piacere. Comunque stai bene. Bene, dai. Dai, sono contenta che ti sei messo la divisa, ecco. Beh, almeno adesso non mi potrò lamentare di Totò che mi svuota l'anno. Esatto. L'unica cosa positiva. Comunque, Robert, ti devo parlare un attimo. Sì. Oddio. Scusami, Leonardo, arrivo subito, Sì, ti volevo chiedere in realtà una cosa veloce che poi vado a farmi in diretto. Pure. Ti dicevo, ma hai mica qualche foto di ieri sera, con la magari... Insomma... No, non l'ho fatto. Ok. Sai mica chi era quello che faceva le foto? Oddio, era Weather News, però non so se l'abbia fatta veramente. Questo sarà Weather News, chi di loro. Ah, ok, no, che volevo magari mettere qualche foto su Livebook. Sì, insomma. Sì, va bene, allora, va bene. Ti posso dire niente. Che quello con la maglietta... Dopo metto la recensione, proprio la faccio. Sì, cioè, parla, ti ringrazio, però, Lisa, hai letto, no, il messaggio, perché sì, certo. Mi si era spento il cervello un attimo e... Allora, adesso parla un attimo con Robert e quelli... subito. Sì. Miro. Sì. Allora, non so se hai visto sul Lifebook, stasera c'è l'asta. C'è l'asta. Ho sentito, sì. Per i soldi devo fare un attimo vedere un po' che budget siamo, che budget abbiamo un po' tutti. Allora, ecco. Allora, voi dovete dirmi quanto siete arrivati. Allora, io sono arrivata, ora, insomma, il denaro che ho nella banca sono 1.200.000, ecco, diciamo. Però mi aveva detto Willy che vuoi tenerti comunque qualcosa io per... Io voglio un fondo cassa di 500.000 almeno. Ok. Ok. E... Willy, quanto ne ha? Willy 400. 400. E Scarlett ne avrà anche 400. Quindi siamo 800, 1.600.000. Sì, allora. Poi comunque non penso che spenderemo più di un tot, cioè, capito? Non è che... Cioè, abbiamo i soldi, non è che dobbiamo buttarli in eccesso per comprarci sto locale, capito? Ok. Cioè, io dico, ho detto a Willy, io, ok, ma non spendete troppo, cioè, non si spende troppo, cioè, perché dopo si va a spendere troppo per perderci, cioè, non... Okay, con ma il... che budget avete prefissato? Oh, io ho detto, io l'ho puntato, guarda, io ti dico, possiamo metterci come budget 900.000 e non spendere più di 1.000.000, ma se proprio lui si è impuntato, vuole spendere anche di più. Ah, più di 1.000.000 non volete spendere? Io non voglio, non vorrei. Ma secondo te, ora,
tu conoscendo chi ci sta contro. Ma tu che cosa, cioè il mojito chi l'ha preso? È mio, è mio. Cioè, nel senso, il mojito quanto ti è costato? 300. Mila? Sì. Ok. Però ora ti dico, bisogna convincere Willy a optare una via di emergenza, tipo che se non si compra, non si riesce a prendere lo smoke, si punta o al concessionario o al... E allora si punta al concessionario. Concessionario SMM? Secondo me è molto meglio. Oppure al burger? Il burger non so quanto... Beh, se ci pensi, però se compriamo il burger siamo, diciamo, come gruppo, persone, come amici, diciamo, possiamo fare, non ci facciamo concorrenza a vicenda, Mojito Burger, e abbiamo il monopolio della carne, del cibo. Ma lui è d'accordo. Noi dovremmo parlare. Non lo so, dovrei parlare, infatti ho detto magari se riusciamo a fare una riunione stasera prima dell'asta o pomeriggio. Meglio, perché io ripeto, allora, se voi volete, io ci ho pensato, io posso anche vedere di cercare, tanto c'ho chi compra l'auto mia. E nel caso dire, ok, se servono quei soldi, gli do l'auto. Capito? Perché io tienitela l'auto, sinceramente. Tienitela, cioè, perché dovresti venderla? Ho capito. Non però... te ne fai nulla? No, è che non me ne faccio nulla, figurati, non è quello da. E poi anche elettrica, giusto? Sì. Poi... Cazzo, sputarci sopra. Lo so, il fatto è che per niente. Con quell'auto io per niente mi sono. Capito? Tu hai idea. Io avevo un conto bancario a 8 cifre, adesso ne ho 6 a 3C. Quanti ne hai ora in banca? Ma adesso ne avevo 100.000, considerando che poi ho pagato te, diciamo, ne ho 75.000. Però per esempio, vedi, dovevi vendere. Ma come? Ma non avevi 700 qualche giorno fa? Ma cosa dici? Non avevi tipo 400-500.000? Come hai fatto a fare? Ma non sei riuscito a fare soldi con la frutta? Ma vedi che... Allora, considerando che poi ho fatto la modifica all'auto. Ma sei proprio un ebeto, proprio un ebeto, proprio pazzesco, cioè. Cioè. Pensavo che me li facevo, invece molto meglio. Non te li sei neanche rifatti, cioè, ma Dio, mi hai... Sei rovinato. No, non sono rovinato. Non abbiamo neanche più te che puoi metterci soldi ora. No, in realtà volevo vendermi la coil, che non la uso. Elettrica, sai. Ce l'ho già l'auto elettrica. Cioè, quanto vuoi venderla? 40.000 massimo. Perché? No, coil modificata, full kittata. Quanto sta di solito? Boh, io non so i pezzi. La Raiden? La Raiden, non so qual è, quella elettrica. E 50.000 costa di destino? Il destino 50.000, più di modifica, sì, sui 50.000 in caso. In modo tale che... allora. Robert, io sono stupita, cioè, io pensavo, mi basavo più che altro su di te, che avevi tanti soldi, invece non c'è. Ma veramente più. Noi ci basavamo su di te. Sì, ma io non voglio spendere i soldi. Ma spendili sti soldi, si recuperano prima o poi, più poi che prima. Allora, è giusto secondo me che il budget che ci dobbiamo mettere è 1.500.000. E basta. Dopo non ci conviene più, perché sai dopo quanto li recuperi. Ma devi proprio forse entrare nelle ceriffi tu, a rovinarti, a guadagnarti pochissimo. Fai punto esclamativo comandi e vedi i comandi, with 15. Ma tu ce l'hai la radio? La radio? Sì, è morita però ce l'ho, nella cassa. Ah vabbè, non niente, per un'altra cosa. Perché? No, niente. Perché mi ha scritto un'email Doraemon. Mi ha scritto un'email Doraemon. E chi è? Tu non sai la sua email Doraemon chiocciola disco di punto it. No, non lo conoscevo. Come, non conoscevi la email di Willy? Ah, sì, è vero. È vero, sì. È vero. Il link del Discord, ti conviene collegarti al sito che vedi su in alto a sinistra, la sandoslifeitalia.it, poi lì c'è tutto. Allora, comunque, dicevo. Allora, praticamente, io so che
poche parole, Toto non dovrebbe essere un problema. Perché? Perché forse lui era interessato al burger. No, no, lui era interessato allo smoke. Lo so, però oggi ho sentito che era interessato al burger. Non so se ha fatto per depistarci, forse. Ma ha detto da un suo amico, cioè detto, anzi, uno a caso ha detto, no, tanto lo sappiamo tutti che... E quello, tipo, ha fatto finta di niente. Non, vuole... non so se effettivamente è interessato. Vedi che c'erano delle persone qua, se no che mi cercano, no, non c'è nessuno. Parliamo qua fuori, va? Vieni qua, vieni qua. Vabbè, comunque, mi hai fatto. Vabbè, in caso poi ne parliamo dopo, dai. Che io. Speriamo dopo. Sì. Va bene, ciao. Ci vediamo, ciao, ciao. Ecco qui la Giove, vieni. Wiz 15, scrivi su, su Google lo Santos Life Italia.it, ti conviene, è più facile, trovi tutti i collegamenti, vedi, Discord, la forum, è una Washington tutto. Che non ha smesso di crederci. Aspetta che scarico e... Sì, sono uguali, passa pure. La Washington è una stretch tagliata. Magari la guarda la Shafter, che sembra un Mercedes... Quella non è male. L'unica cosa è che quella quando freni, cioè freni qui e ti fermi a Sandy. Ah, la Shafter normale, sì. Anche l'altra, anche l'altra. Beh, la V12 non è malissima. No, no, sono entrambe belle, però ti dico, cioè, quando devi frenare è un po' un problema. Sì. Guarda, pensavo di aprire anch'io una mia attività e mi prendo la Romero. Non è male. No, vabbè, quella è... A posto, Lisa? Ma le berline sinceramente sono carine, sì, sì. Sì, a posto. Però a posto. Ripeto, non sono da capire, però la prima venga fuori, che tanta roba. Vieni fuori, sì. Vieni fuori. Ma ce ne sono un botto di carine. Andiamo che voglio vedere se. Mi dice il bonifico 37,5. Ok, perfetto. 1,49. Arrivati? Sì, sì. Perfetto. Che fai? Faccio il rinnovo. Rinnovo. Subito tocca il paraurti dietro e si riabbassa e ritorna a terra. Mentre... Non mi sono mai... Non le ho mai guardate le muscle, perché proprio non... Io diciamo anche per lavoro, dato che... Le... Cazzo, come tale economia, porco Giuda, non l'ho guardato. Se cambiai qua la 50, la cara cambiava. Sì. Cavolo, ci sono i furgoni che si fa. Senti una cosa, ma la Ruiner lì nelle Muscle, la Ruiner, quella lì quando accendi i fanali si aprono? È sulla sinistra. Adesso ottimo servizio, l'autista è molto cordiale e sì. Preparato. Guida. Ottima guida, ottima guida e puntualità. Salva. Perfetto. La 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 la.
Bene, bene. Ciao Strash. Come va? Tutto bene? Ieri è stata una serata veramente bellissima, eh. E niente, tanto altri punti, annaggia. Peccato che si è fatto un po' tardino ieri sera, però alla fine ne è valsa la pena per la scenere qui che si è fatta, dai. Purtroppo io, guarda, ti dico, io ho organizzato sto matrimonio ieri che consapevole con la speranza che lui arrivasse a un orario decente e consapevole che sarebbero venute poche persone. Alla fine sono venute un sacco di persone, sì, alcune se ne sono andate prima, perché purtroppo l'orario era quello, però almeno sono venute e tanti sono rimasti anche fino all'ultimo. Infatti dovrò ringraziare tutti quelli che sono rimasti, veramente, perché... perché è stata una... è stato difficile per tutti rimanere fino a quell'ora. Immagino, immagino, ma anch'io poi ero un po' stanco, poi alla fine sono andata via. Stamattina nel server, allora, in player online sono 13, però dai, sono un po' di gente qua, movita c'è stata, diciamo che non ci lamentiamo, dai. Il magazzino è pienissimo, veramente, cioè io ogni volta non so come cavolo risolvo questo problema. L'economia cambia a merda perché non mi ricordo più cosa cambiava. Guarda, se vieni qua e mi smaltisci la roba e mi dai la roba e poi mi dai i soldi, dove fare? Fallo pure. No, no, smaltimento mi dai 100%, mi dai.
Ai ai ai. Ai ai ai. Uno, due, tre, basta. Non più di uno, non più di questi.
Ai ai ai. Comunque abbiamo un interessato per l'agenzia del lavoro. Perfetto. Questo l'ho già visto, Jasper Finnegan, perfetto. Perfetto. Qui andiamo avanti con la carne che bevo un altro assenzio. Perfetto, carne mettiamo nel magazzino. Ok, sono arrivato al livello 48, dai, si va avanti, ci sono progressi, zopito. La carne è scesa. Invece di 24, ottimo. Adesso già se 50 sale scende. Adesso sale, davvero io sale abbastanza.
Guarda, birra chiara 100, cioè, mannaggia. Fatto. Perfetto, finito per questo e tra poco facciamo l'ultimo giro di carne e poi abbiamo finito. Poi anche la cassa è piena, mamma mia. Quanto è piena sta cassa? Dai, manca poco e poi finiamo. E poi facciamo, andiamo a fare un giro, vediamo, speriamo che lui tu il cambio l'economia in buono. Oddio. Oh mamma mia. Oddio, oddio, oddio. Oh mamma mia. Oddio, oddio, oddio. Devo andare in bagno. Ok, finito. È passato il... l'effetto. Ma lasciano il dissettamento di gin, cosa va? Ai ai ai.
Mamma mia. Adesso. Quante birre che sei rimasto? Aspetta. Da pagare a scala domani le birre di ieri che ha usato ancora. Un essenzio. Che mangiamoci una bistecca che abbiamo un po' fame. Abbiamo quindi 1563 pezzi di carne agli mortacci e 1093 di pesce caputtega. Troppa roba abbiamo. Devo andare sulla villa. Ah, perché cade l'economia? Maria 95 e pesce della villa 94. GG. 140. Pesce della griglia. Via. Andiamo. Quindi adesso la sera asta, speciale asta. Ah, l'ho pagato tu, vero? No, Elisa, vai fuori dal cazzo. Ti sparo. E sparami. Vattene, vattene. Se ne prendi e fai scelta che portiamo via Elisa, per favore. Eh no, si vende, si vende. Dobbiamo oggi vendere Elisa. No, no, devi vendere Elisa, anch'io. Posto, la cassa come piena. Come il matrimonio ieri? La cassa piena, Tutto bene, però tardissimo. Abbiamo fatto tutto molto tardi perché lui era in ritardo. Però a che ora ti sei sposata alla fine? 1:40. Me coglioni. Esatto. No, io ho preso sonno, mi è dispiaciuto. Senti, tu che sai tutto, stasera come funziona la... Stasera? Alle 22 al tribunale. No, no, chi vuole prendere posto? Sai tutto. So che c'è qualcuno tipo Totò che vuole prendere lo smoke. Ma magari ci stai te dietro Totò. No, dietro Totò non ci sto io. Lisa. Dietro Totò no. Io sono in casa. Vuoi prendere tu? Io forse do dei soldi a qualcun altro. Per cosa?
Per lo smoke, penso. Ah, beh, lo smoke va bene. Sai se qualcuno vuoi più al burger? Il burger? Anthony. Anthony, vabbè. Non è un problema, Anthony. Non quanto so, Anthony era interessato perché lui già aveva esperienza nel settore, poi c'era più lavorato fin da sempre, quindi sì, so cazzi, che... ci vorrà tanto per buttare due panini alla piastra e un po' di formaggio. Buono, buono, inizi il lavoro per me. Comprate, comprate. E io do i soldi, penso, per lo smoke. A boh, smoke mentale. Bene, bene. Al concessionario sai chi lo vuoi più? Il concessionario veramente non lo so perché è una cosa che è uscita fuori l'altro ieri, quindi nessuno se l'aspettava, quindi non sono andato in giro. Però ho visto coso che vendeva le super, come si chiama? Ma ricordo, quello che la faceva. Gordon. Vendeva le super, Gordon. Allora se lo vuoi prendere Gordon, sì. Però sì, vendendo... che mi interesserebbe anche l'SMM, devo dire a me. Potrei mettere le mani un po' dappertutto. Tentene in culo le mani, Elisa, però forse funziona meglio. E perché? Che ti interessa? Non ti interessa il burger a te? No. Io ho detto che mi interessa il burger. Io ho detto che mi interessa qualche locale, non ho capito, scusa. E tu non mi interessa lo smoke. Ah, non mi interessa lo smoke, sono tossici, che... Che ti interessa il concessionario? Io mi farei i cazzi miei col mojito. Interessa il concessionario? No, ripeto. Il capitano parla tanto, non lo vedo più in giro il capitano. Io mi farei i cazzi miei ogni tanto. Ma io? Ma chi lo sa? Ah, il mojito funziona bene, il mojito, no? Te l'hanno certo. Regalato praticamente. Ma diciamo. Comunque, vabbè. Io ho il mojito. Ma avete regalato il mojito, Marco, scusa. C'era Samurai che se l'è preso. Qui soldi vostri. Quindi io ci ho speso soldi. No, io ci ho speso soldi per quel vostro. Ah, sì. Li ho pagati i soldi. Vabbè. Comunque vedremo un po' chi prenderà cosa. Io tanto non mi interessa niente, sinceramente. Ma stai detto che devi dare i soldi a posso uno. Posso dare i soldi a qualcuno se me li chiede, ho detto però non ho detto sicura, no. Ho detto forse se dai non soldi. Me le chiede non è mai uscito. Cioè no, più che altro do i soldi, per cioè, perché no, do i soldi coglioni, a qualcuno, che, però se no da sposa quello diventa vedovo. Mi fa incazzare, non mi piglia per culo, almeno sì. Sia onesto. No, no, io forse do i soldi a qualcuno, però adesso non sono ancora sicuro. Ma chi è sto qualcuno? Mi dice, a Totò gli dai? No, Totò no, sicuramente no. Dai! No, no, veramente, Totò c'è un altro gruppo. Vabbè, chi è sto qualcuno? Un altro gruppo? Sì, sì. Vado a fare i gruppetti, fanno questi, mamma mia. A chi dai i soldi tu, scusa? No, io per la questione, diciamo... Buono, Gennaro, un attimo, Gennaro, un secondo. Io do, cioè io potrei finanziare Willy, forse, per il smoke. Anche i tossici danno i locali. Se pagano, perché non glieli devono dare? Poi sono cazzi da polizia. Perché non è dopo. Igienico con tutti i piercing in bocca, sul naso, sputo ovunque. Ebbene. Più che la mascherina gli devi dare un giro del cielo, fagli devi mettere. Io finanzio. Se qualcuno mi chiede il prestito, io glielo do. Poi l'importante è che mi tornino i tuoi soldi. Quindi finanzi? Non stai finanziando nessuno? Io do i soldi in prestito a qualcuno. Poi se me li devo andare indietro, però. Vabbè, normale. Se presti, si chiama prestito, se no si chiamava regalo. Poi dopo, se la vede chi se l'è preso, io ho già un locale a portare avanti, io ti giuro, sono... Ieri ero più stressata che mai con locale, matrimonio... Poi dopo, se hanno problemi, io a me non me ne frega niente. Mi pare giusto. Te posso dare un consiglio? Non dar soldi a nessuno a prescindere perché magari ce ne ho soldi e li presto. E perché magari ti non parlo per noi, ma magari trovi l'altro gruppo che doveva prendere quella roba lì e poi ti vengono dal fuoco al locale. Sei arrivati, ma. Ma non penso. Sì, sì, mi sono arrivati. Non penso mi dia fuoco al locale. Che? Totò non penso mi dia fuoco al locale. Ha detto che con un gruppo, Totò. Non so chi è sta persona del gruppo. No, io le conosco. Ma chi sono? Sì, segreti. Devo tirare fuori, devi avere le robe con le pinze. Ma cioè Totò era interessato con Gretto, mi sembra. Ma non Gretto, so. Ma Gretto forse, puttana, non lo so. Sempre mettere i casini. O Valeria, ma è un gruppo di persone, ma sinceramente ma d'altronde ti dico, Valeria ha fatto pochi lavori, sinceramente, ha fatto io so tutto. Che io ti dico, sono sicura che qualcuno mi ha chiesto i soldi a me, io li presto perché tanto non so che farmene. Poi se loro vogliono non me li danno indietro, poi dopo sono cazzi loro, cioè io mi pare giusto. Però.
Voi mi avete finito? No. Va bene. Io mi sono visto un film cartone animato, io disse. Perdonami, ti posso fare una domanda mo che mi è venuta in mente? Sei detto che sei pieno dei soldi, che li stai prestando. Perché sta facendo altri soldi? Perché devo portare avanti il locale, se no non... Ma se sei pieno dei soldi, che senso ha? Perché ho un obiettivo, magari? Io ho finito le vendite. Sai come si chiamava il film di ieri? A sposa cadavere. Ah sì, bello. Vabbè, andiamo. Gennaio, tu hai finito? No, ancora no. Va bene, vuoi dividere? Vabbè, aspetta. Che divide ormai. No, non ti preoccupa, tanto ormai guarda quanto manca. Vabbè, Zenna, mi sa che vieni in macchina con me. Arrivati? Sì. Va bene, ciao. Io ho fatto. Ciao, Oli. Io mi faccio problemi se mi devono minacciare. Ai ai ai. Bene, ho dato un po' il magazzino, ora però devo vedere se mi si sta la roba, sì, ci sarà bene la fornimento di oggi. Beviamo Sossenzio, beviamolo. Gin. Aiuto. Dell'alcol. Vabbè.
Io diciamo che penso che stacco qui la live perché devo andare a pranzo assolutamente. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Io vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere tutti i comandi presenti nel canale. Poi punto esclamativo Discord per vedere il Discord. Mi raccomando, entrate tutti nel Discord. E punto esclamativo YT per riscrivere il mio canale YouTube e vedere le repliche del canale. Con detto ciò, io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima live.